Dai, siamo di nuovo qui all'Eremo. Oggi si va alla diga, al lago. Il tempo spettacolare. 9:30 adesso, 32 chilometri, 1500 metri di dislivello, 5 ore. Vediamo, 5,5 gradi e avanti. A dopo. Di nuovo per la Kutilama. Qua c'è il bivio del sentiero di ieri. Ieri sono andato di qua. Oggi invece andremo in questa direzione per raggiungere il lago e la relativa diga. 45 minuti sono passati in questo momento, bere e mangiare, e poi si va avanti. Cosa dice di interessante questo cartello? Lama. Ah, perfetto, qua siamo a Lama, una zona molto umida. Bello. Dai, allora io devo arrivare qua, Ridarcoli, seguendo il sentiero 235 per l'invaso, 1,5 chilometri. Arrivare a Ridarcoli 2,5 ore, diciamo un paio d'ore. Comunque sentiero 235, dai che ce la facciamo. Per adesso è tutta strada macchinabile, come direbbero a Napoli, ma non perdiamo tempo. Avanti. Aver avuto le speed cross, perché qui è un continuo controllare la scivolata. Adesso ho rallentato perché, come vedete, qua comincia l'invaso e insomma il bagnetto vorrei evitare. Andiamo. Di farmelo, però sul colmo, sull'apice, sulla punta estrema dell'invaso. Questo è l'affluente principale e da qui poi in questa direzione, io ci girerò intorno, si apre tutto il bacino, tutto l'invaso. Ecco, rifugio Cadi Sopra, 1:10, diga Ridracoli 1:40. In questa direzione cominciamo a salire un pochino. Molto bene, avanti. Qua sotto c'è l'invaso, 9 chilometri, 1 minuto e 1 ora e un quarto. E questo è il sentiero che passa alto e ci prende questo scorcio della diga, dell'invaso. La diga sarà più avanti, la diga Porratini. Termine all'invaso. Scendiamo un po' di gradini.
Vai, allora, una bella scivolata con spanzata l'ho fatta, però atterrato sul morbido, bello, non mi sono neanche tanto sgarbelato, ma poi questo. Niente da dire, vale tutto. Diga, ridracoli, 35 minuti, io sono arrivato da questo 237, sentier lama, il 235, 237, un po' confusi, però bello, fango a manetta, e qui davanti di nuovo verso l'invaso, la cima dell'invaso. Io ho fatto tutta la costa e adesso lo costeggio in questa direzione. Rifugio Cadi Sopra, 604 metri, guardate un po'. Che roba! Speriamo nel meteo, eh? Però adesso ancora 10 minuti e dovrei arrivare alla diga, alla fine dell'invaso. E poi, secondo me, più o meno, girare su di lì e tornare giù. Eccola là in fondo, la diga. Dai. Ciao. Eccola, la diga. Eccoci qua. Dai che inizia a piovere. Forza, forza. Ma là in fondo cosa vedo? Una bandiera amica. Una bandiera amica. Azz, che salto. Maremma. Che estremisso, scherza mica qua, putain, in Francia, anzi in Val d'Aosta direbbero, putain, che roba, sì, qualche goccia la prendiamo, va bene, eccola lì la bandiera amica, perché io guardo il territorio, analizzo l'ambiente che mi circonda e vedo che l'unica bandiera che sventola è quella greca. Allora, sono arrivato alla diga, purtroppo il sentiero che avevo segnato io non si può fare e mi hanno dato un passaggio con il pulmino più o meno nello stesso, come dire, mi hanno evitato di arrivare giù fino al fondovalle e adesso raggiungo, come si può vedere lì sulla destra, fra 120 metri c'è di nuovo l'attacco del mio sentiero. Bello anche così farsi dare questi mezzi passaggi, fare quattro chiacchiere con le persone del posto, anche questo è bello.
Dai, avanti, siamo a metà dell'opera e via, la portiamo a casa. Allora ho passato la diga, adesso, come dicevo prima, grazie al passaggio di un pulmino ho evitato di passare proprio sotto ai piedi della diga, perché pare che non si possa, o comunque la strada, stando alla guida, è chiusa. Adesso più o meno farò lo stesso tragitto dell'andata, ma stando più in alto. Infatti di sotto si intravede di nuovo la diga e io vado avanti per questo, che è il sentiero T1. Dai, avanti. Qui siamo una zona, un'area chiamata Campo de Peri, sentiero abbastanza trafficato, 231, sentiero 231 o sentiero 1, non so, devo informarmi e capire bene queste varie nomenclature, perché sulla mia mappa lo chiamava sentiero T1, qui lo chiama con tre numeri. Bah, vediamo. Comunque bello largo, segnato bene, uno scollinamento su questo sentiero, qualche persona l'ho incrociata, vediamo dove sono. Croce, sicuramente aria, vento, freddo. Allora, qua siamo, voilà. Allora, Ridracoli, da dove sono arrivato io. In questa direzione la intravedo tutto il sentiero, poi probabilmente si dovrà andare giù, molto probabilmente qui sotto c'è la diga, l'invaso, il bacino, l'acqua. Avanti, dai. Comincia a farsi sentire un po' la stanchezza. Vediamo da quanto siamo. Siamo quasi alla fine della salita. 250 metri e raggiungiamo il culmine. Sono 19 chilometri, buono, dai, 19, ancora 11 chilometri, un paio d'ore e ci siamo, va bene. Che sono? No, 12.58, la 1, perfetto, per le 3, alle 4 dovrei esserci, molto bene, avanti. Casanova da Pietra Pazza. Oh, andiamo, la strada è invitante, anche in discesa, è bella battuta, perché lasciarsela andare? Via, dai! Pietra Pazza, un'ora. Ci si arrampica un pochino, speriamo, 2.07, va bene. Questo sarà un po' più selvatico come percorso, ma se è così va bene, c'è solo da rampare e basta, non è rischioso o pericoloso. Qui continuiamo a salire, dovremmo essere intorno al 23° chilometro, sicuramente qua più selvatico. Credo che sia la zona più selvatica che ho toccato oggi, anche se i sentieri, come si vede, continuano ad essere belli, meno fangosi
rispetto a prima, camminabilissimi. Sono in una fase un po' di stanchezza, di bassa, però vado avanti lo stesso, non sono in fondo in fondo. Venticinque, passaggio del Bertesca 1270. Questo sì, dovrebbe essere. Questa è la penultima salita. Siamo a 4 ore e 10, distanza 24 km. Ho fatto 1447, quindi il grosso è fatto. Sono le 13:52. Dai, forza! C'è un po' di vento qua, quindi preferisco muovermi veloce per tirare sulla temperatura, perché c'è il rischio di raffreddarsi, anche se il vestiario è giusto e corretto. Vediamo qua dove siamo. A terra vedo altre impronte, altri passaggi, quindi pietra pazza di qua, baraccone di là, da dove sono arrivato io. Passo della Bertesca, eccolo qua. 1250, je suis ici, passo della Bertesca, 1250, al punto, diciamo più alto, anche se non credo, però poco importa, noi continuiamo per quel simpatico sentiero che continua a salire, giù di qua si va alla lama e io vado al passo della Crocina. Guardate che magnifico paesaggio anche questo. Allora, nota tecnica. Sono un po' scarso d'acqua, ho una borraccia che ormai è quasi vuota, l'altra che presumo sia a metà, erroraccio. Mai non riempire le borracce quando si ha la possibilità. Prima c'era una fontanella, stupidamente ne ho riempita soltanto una. Fare molta attenzione a questa cosa. Dai, avanti. Un paio di chilometri e si arriva alla cima. Guardate qua. Alle nuvole. Che pace. Qui siamo, passo della Crocina, 1394. Bello. Rifugio i fangacci, quindi ormai ci siamo, ancora un zip,
c'è ancora una salitina e poi giù in picchiata. Siamo a 28 km, 2 km, ci stanno tutti. Un po' di sano bitume, 400 metri all'eremo, bel giro. Stanco, ho voglia di una birra, però bello. E poi questo scuro che è arrivato mi è piombato addosso adesso con la fatica. Bello, mi è piaciuto perché ha accompagnato l'umore. Facciamo la deviazione di qua. Facciamoci anche, insomma, gli ultimi metri di sterrato, dai. Ultimo giorno alle foreste casentinesi. Ci possiamo permettere ancora un po' di fanghetto. Fanghetto! Fine. Cinque ore 20, buono, 31 km, ci siamo, dai, ottimo.